Si aggiudica ben due premi nella stessa annualità. Il suo nome compare tra le categorie Tre rotelle di Gambero Rosso ed il premio speciale Le pizze dell'anno Pizze al taglio. Lui si chiama Daniele Campana, 45 anni, assume l'azienda di famiglia già intorno al 2007, quando decide di cambiare pagina. La carta vincente è l'impasto usato e gli abbinamenti diversi degli ingredienti. Non ce l'aspettavamo, per fortuna è arrivata, perché in questo modo ci dà la possibilità di prendere questo strumento come mezzo per arrivare al nostro obiettivo, che è quello di far conoscere il territorio, di far conoscere le nostre eccellenze e soprattutto di portare Campana Pizza in Teglia un pochettino in giro per l'Italia e per il mondo. È presente nelle guide dell'Espresso con il massimo del punteggio. È all'undicesimo posto nella guida delle 58 pizze come migliore pizzeria d'Italia da sport. Opera in una delle vie principali della città, con laboratorio e punto vendita, e ben 7 dipendenti. Le pizze più richieste, la pomodoro di Campana e le pizze gourmet, con ingredienti a chilometro zero. Noi abbiamo impostato la nostra attività anni fa già con la ricerca delle materie prime, partendo dall'impasto che viene fatto con delle farine macinate a pietra di tipo 1, e soprattutto queste maturazioni vengono svolte in un lasso di tempo che permettono al prodotto di sviluppare quelle alveolature all'interno che lo rendono friabile e molto leggero. Usiamo solo degli oli extravergini d'oliva locali, 100% calabresi, e mettiamo dei prodotti sopra come farcitura, sono la maggior parte tutti locali, tra cui la mozzarella, magari mettiamo il figo di questo periodo perché ci piace, il guanciale di maiale nero, l'anduia di maiale nero, selezioniamo i nostri fornitori in base a delle caratteristiche soprattutto di gusto personale mio e eticamente che queste persone siano delle persone per bene e che facciano un prodotto in linea con le nostre aspettative. Il capitolo della crisi che ha generato un aumento dei prezzi. Noi personalmente l'abbiamo aumentato soltanto del 20%, abbiamo inserito soltanto il prezzo dell'energia, poi non lo so gli altri colleghi come si sono mossi.